noi ancora, noi ancora non abbiamo capito una cosa. Il problema è che noi vogliamo delle garanzie per i nostri figli o nipoti. Queste garanzie chi te le deve fornire? Il pediatra? Se il pediatra vi dice no su delle analisi approfondite, scavalcate il pediatra, andate da uno specialista. Poi con il certificato dello specialista andate dal pediatra, dice questo è quello che mi ha chiesto l'immunologo, questo è quello che mi ha chiesto il genetista, quindi sulla base di questo lei mi fa il certificato che per ora il bambino è sospeso dalle vaccine. Poi dopo, quando avrò portato tutti i documenti, lei si prende la responsabilità in base a quello. Dice semplicemente che anziché chiedergli al pediatra queste analisi, di andare direttamente da uno specialista e farsi prescrivere tutta una serie, o dall'immunologo, dal genetista, e poi di andare con questa certificazione davanti al pediatra e farsi fare la ricetta. Mi sembra di capire che uno alla prima somministrazione può risultare anche immune al vaccino, invece la voce. Non ho il microfono. Mi sembra di aver capito che è possibile che capiti anche una situazione di questo genere, vale a dire nella prima somministrazione il bambino può non accadere nulla e nei successivi richiami può succedere anche peggio? Certo, è proprio questo, ma è il sommarsi. È la somma che ho fatto. Dei tossici che un bambino riceve e nella sua specificità, perché altri bambini invece non la risentono minimamente. Capisci? È proprio questa la specificità di ogni bambino. E per cui c'è quell'uno su mille, su 10.000 che reagisce in questo modo. E allora io posso dire che la mia esperienza, ma proprio di tante decine, probabilmente non ho mai nemmeno voluto fare i conti perché non faccio in tempo, ho troppe cose da seguire. Ma comunque, mettiamo che io abbia seguito 200 casi di danneggiati dal vaccino, no? Ma almeno 150, la storia è sempre questa. Ci vorrebbe, e qui vabbè, però è un discorso enorme, che perché la legge, tenete presente, la legge 210, proprio perché chi l'ha scritta era più persone sicuramente intelligenti, la legge 210 dice che è sufficiente la ragionevole probabilità, per cui non la certezza. Di fronte a un bambino che muore bisogna invece andare a cercare la certezza, perché è una causa penale, è chiaro, per cui lì devi trovare, ma il bambino è morto, puoi fare un'autopsia. Ma invece con un bambino vivo come fai a fare l'autopsia? Per cui chi ha scritto la legge ha detto che gli basta la ragionevole probabilità. L'imbroglio è che il giudice, se giudica lui senza rivolgersi a un medico, e potrebbe benissimo, perché per la ragionevole probabilità non c'è bisogno di nessun parere medico. Lui dice, ma cavolo, questo bambino stava bene, fa la prima vaccinazione e sta poco male, poi si riprende, fa la seconda e sta più male, poi si riprende, fa la terza perché i genitori sono talmente ingenui da credere a quello che gli dicono e il bambino è distrutto, no? Altro che ragionevole probabilità. Per cui il giudice potrebbe decidere da sé. Ma cosa succede? In questo paese anche i giudici, non tutti sono coraggiosi, ma anche i coraggiosi vengono fregati, perché hanno imparato, perché a me è successo in un paio di giudici, uno di Busto Arsizio, me lo ricordo con sicurezza, ha voluto decidere lui. Bene, a questo punto il ministero si è subito appellato, e andando in appello, il giudice d'appello,
scelto dal ministero, tra virgolette, perché non sto dicendo che il ministero ha detto voglio quello, però capite che in appello il discorso sul controllo del giudice è già diverso, capite? No? Ebbene, il giudice d'appello dice io non mi assumo la responsabilità perché poi se no si appelleranno in Cassazione. E allora più. Sì, e chiede la CTU. Allora chiede il parere a un medico che, come avete visto, quasi sempre è prevenuto e dice il vaccino non c'entra niente. E per cui alla fine la causa è persa. Io in questi giorni proprio ho in ballo una causa in cui sono certo che il giudice è convinto che si sia trattato di un danno da vaccinazione. Notate, per facilitargli le cose, io sono riuscito a convincere il medico nominato dal giudice che qui non ci troviamo davanti a una forma di autismo, ma di fronte a un'encefalopatia, perché sapete, autismo, e immagini ti dicono su, ma un'encefalopatia, siccome c'è l'encefalopatia, no? Bene, il CTU continua a dire che l'encefalopatia sarebbe venuta per una malattia di tipo infiammatorio, ma slegata dalla vaccinazione, perché il bambino ha fatto la vaccinazione. Dopo un mese gli è venuta quest'altra infezione, no? E il medico dice, è stata la seconda. E dico, ma scusa, perché non è stato il vaccino? Perché quantomeno il vaccino ha avuto, ammesso pure che sia stata la seconda infezione, ma sulla seconda infezione il vaccino ha avuto un ruolo, per cui come con causa a me va benissimo lo stesso, cioè dico mi va bene, e il giudice questo l'ha capito benissimo. Pensate, ci ha chiamato a un contraddittorio davanti a lui, che è una roba abbastanza eccezionale. Nel contraddittorio la dottoressa CTU ha ribadito le sue posizioni, io ho chiarito che io non escludo nemmeno che abbia ragione lei, ma dico che anche se ha ragione, comunque alla base c'è un vaccino, no? E per cui dico, con la ragionevole probabilità va bene tutto. Questa non c'è verso che il giudice, proprio nel tentativo, perché lui capisce anche che se fa una sentenza contro il suo consulente, il ministero si appella subito, capite? E anche lì quello che noi cerchiamo è che non si vada in appello, perché in appello tutte le cause andate in appello io le ho avute perse, per cui io ero sempre del parere che non si dovesse andare in appello, è chiaro, perché in appello poi si perde. Invece se una causa è passata in giudicato, bene, a questo punto il giudice, pur di convincere la sua CTU, intendiamoci, non è nemmeno una delle peggiori, perché mi ha dato ragione in un'altra causa, tanto per dire, no? Per cui non è nemmeno delle peggiori, ma questa paura della sua ombra, adesso poi che io sono stato radiato, fra virgolette, questa ha ancora più paura, è chiaro? E per cui il giudice ha detto, bene, a questo punto io invito la sua CTU, perché non mi può invitare a niente, invito la sua CTU a nominare un infettivologo e a sentire anche il suo parere. Di più il giudice non poteva fare, è qui che le sta cercando tutte, dice speriamo che trovino un infettivologo che dà ragione al dottor Nieto. Non so se è chiaro il concetto. Sempre per il dottor medico, un dubbio. Adesso si parla spesso del problema dei bambini vaccinati che vengono insomma inseriti nelle scuole senza rimanere a casa le canoniche, no? 6 settimane indicate. Una volta che un bambino contrae morbillo da virus dovuto dal bambino vaccinato, per cui non contrae il morbillo, per cui non è il morbillo, è un morbillo ammesso pure attenuato, ma poi non lo contrae, cioè il mio dubbio è l'immunizzazione naturale
per sempre, per esempio, non avviene. Cioè se il bambino, cioè solo da virus selvaggio c'è l'immunità a vita. Quindi da adesso in poi, quando i nostri si ammaleranno, bisognerà fare un'analisi per verificare se è da virus selvaggio oppure no. Allora, il morbillo è solo da virus selvaggio, cioè non c'è un altro tipo di morbillo. La vaccinazione invece, no, inietta nel bambino un virus attenuato. Per farlo funzionare ci aggiunge alluminio, mercurio, avete sentito tutto questo, se no non funziona nemmeno. Questo virus attenuato però può essere trasmesso, ma solo il virus attenuato, per cui non l'alluminio e tutto il resto. Per cui un bambino sano, normale, non ha problemi, è solo col virus attenuato, per cui non si fa malattia assolutamente. Quindi non contagia? Non è un contagio. Allora, il concetto di contagio ha senso in termini di pericolo solo se il contagio provoca una malattia. Vi facevo l'esempio della polio: 100 contagiati, ma uno solo fa la malattia. Cioè, perché allora i bambini vaccinati dovrebbero rimanere lontani dalla comunità? Perché in effetti questo virus attenuato, un minimo di rischio, se incontro un bambino con scarse difese immunitarie, un bambino immunodepresso, un minimo di rischio questo bambino ce l'ha, ma non i vostri bambini. No, ma certo, tutto si può usare, però io sono anche contro le false paure, no? E questa è una falsa paura. No, è proprio una falsa paura. Grazie. Una domanda all'avvocato. Questa resti tu. Mi sono arrivati due raccomandati perché ho due bimbe in età da materna, in giorni diversi, e in cui mi intimano di fare la vaccinazione, non di fare il colloquio. È una violazione quella, sì. Io che faccio? Chiamo prima per fissare un colloquio, mi reco lo stesso giorno senza bambini per fare il colloquio, o mando una raccomandata in cui dico che voglio fare un colloquio anziché la vaccinazione, no, allora, nel giorno previsto. Il discorso è questo, che allora il fatto che ti abbiano invitato ad una... Il microfono.